Ho preso quattro esercizi sui numeri complessi da quattro compiti diversi. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcuno, se riusciamo a farli anche tutti e quattro. Allora, cominciamo col primo. Naturalmente è sottinteso che le soluzioni le andiamo a cercare in 5. Il primo è, lo riscrivo qua, più grande 2z meno z quadro uguale modulo di z quadro. Ma in questo caso posso anche scrivere, diciamo, impostare esercizi in forma algebrica, cioè z uguale a più di p, z quadro chi è? Il quadrato, cioè a quadro meno p quadro, perché il quadrato di b fa meno p quadro, più 2iab. Invece il modulo al quadrato di z chi è? E a quadro più b quadro. Questi sono fatti fondamentali da tenere presente, perché se cominciate a sbagliare qua e poi chiaramente sbaglierete tutto. Quindi andando a sostituire io ottengo 2 volte a più ib meno a quadro più b quadro meno 2iab uguale ad a quadro più b quadro. Intanto b quadro compare di qua e di là, lo posso cancellare. Allora, a questo punto posso uguagliare le parti reali e le parti immaginarie. Allora, la parte reale di qua, 2a meno a quadro, il resto sono tutte, è tutta roba immaginaria. Quindi 2a meno a quadro, a destra ci sta a quadro. Parte immaginaria, prendiamo solo i coefficienti, inutile mettere la i, oppure ci potete anche mettere la i, ma poi la dovete togliere, cioè qua avete i che moltiplica 2b meno 2ab uguale 0. Perché 0? Perché di là la i non c'è e quindi sarebbe i per 0. Quindi adesso la i la potete togliere perché moltiplico per meno i e la i spostate. 0 per meno i fa sempre 0. Quindi qui abbiamo a uguale a quadro sopra, perché sarebbe 2a uguale 2a quadro, portando dall'altra parte, il 2 si può togliere perché è diverso da 0. E qui avete b uguale ad ab. E adesso devo studiare questo sistema. Allora, questa di sopra mi dà due soluzioni: a uguale ad a quadro e a per a meno 1 uguale a 0, quindi a uguale a 0 o a uguale a 1. Se a uguale a 0 viene b uguale a 0, oppure a uguale 1, e a uguale a 1 è soluzione di sopra. Ma se a uguale a 1, l'equazione sotto diventa b uguale b, che significa che l'equazione scompare perché diventa un'identità e b è qualunque. È chiaro? Quindi quali sono le soluzioni di questa equazione? È la retta 1 più lambda b, 1 scusate, più lambda i, al variabile di lambda appartenente a r, unita al punto 0. Quindi non c'è solo questa retta verticale, ma c'è anche il punto 0. Allora, come si fa? Si fa la prova. Se io ci metto 0, qua viene 0 meno 0 che fa 0. Se ci metto 1 più lambda i, due volte 1 più lambda i, poi devo fare, allora, quindi io cosa ho fatto? 0 uguale 1 più lambda i, quindi z quadro quanto fa? Fa 1 meno lambda quadro più 2 lambda i. Modulo di z quadro fa 1 più lambda quadro. Allora, andando a sostituire, qua mi viene z per 1 più lambda i meno z quadro, quindi meno 1 più lambda quadro meno 2 lambda i deve essere uguale a 1 più lambda quadro.
Allora vedete che 2 meno, allora 2 meno 1 fa 1. 2 lambda i meno 2 lambda i se ne va, lambda quadro uguale lambda quadro. E quindi se sviluppate, vedete che bello. Quindi le soluzioni, questo era un esercizio facile, è capitato in un compito, ma era facile. Però, ciò nonostante, qualcuno ci casca lo stesso, perché qualcuno sbaglia a sostituire, qualcun altro sbaglia a interpretare il sistema, alla fine non tutti lo fanno bene. E questo è il primo. Quindi la prima l'abbiamo fatta. Andiamo a fare la seconda. Secondo esercizio è modulo di z quadro più z quadro uguale meno modulo di z quadro per z. Adesso allora prima l'ho imposto algebricamente. Allora, questo qua l'avevamo già visto, questo era quadro più b quadro, questo era a quadro meno b quadro più 2i, questo è meno a quadro più b quadro per a più i. Se ne ricava che, vabbè, b quadro meno b quadro se ne va, uguagliando le parti reali, qua mi viene a 2 a quadro a sinistra uguale meno a quadro più b quadro per a. Al tempo stesso abbiamo 2ab uguale meno a quadro più b quadro per b. Il coefficiente da parte immaginaria a sinistra è 2ab, il coefficiente della parte immaginaria a destra è b per a quadro più b quadro con meno. Ora questo sistema è un pochetto più difficile di quello di prima. Uno può dire, allora, un caso è a uguale a 0. Se a uguale a 0, questo è soddisfatto perché a compare sia qua che qua. Inoltre, qua cosa mi viene? Mi viene meno b cubo uguale 0, perché meno b cubo più 0 uguale 0. Quindi questo qua mi darà la solita soluzione 0 uguale a 0. Altrimenti cosa posso dire? Altrimenti a è diverso da 0. Ma se a è diverso da 0, posso dire che 2a deve essere uguale a meno a quadro più b quadro, perché se è diverso da 0 posso dire a diverso da 0. E sotto possiamo scrivere, facciamo il caso che b sia uguale a 0. Se b è uguale a 0, allora, facciamo prima il caso b uguale a 0, allora, se b è uguale a 0 e a è diverso da 0, perché tanto a uguale a 0 l'avevamo già fatto prima, se b è uguale a 0 qua mi viene 0 uguale 0, quindi, e qua mi viene 2a uguale meno a 4, cioè mi viene in questo caso, ricordatevi che a è diverso da 0, quindi posso ancora dividere per a, viene a uguale a meno 2.
Allora vedete, a uguale meno 2, b uguale a 0. Questa era la prima soluzione. La seconda soluzione è 2. Dice, ma funzionerà? Andiamo a vedere. Prima di andare avanti, queste sono facili da controllare. 2 al quadrato fa 4. Scusate, meno 2. Meno 2 al quadrato fa 4. Meno 2, modulo 4 fa 4. Meno 2 al quadrato fa 4. 4 più 4, più 4 fa 8. Modulo 4 fa 4. Per meno meno 2 fa 8. Ok? Quindi questa qua è un'altra soluzione. Questa è una soluzione. Questa è un'altra soluzione. Oppure che c'è rimasto? A diverso da 0 e B diverso da 0. In questo caso possiamo dividere quella di sopra per A, quindi viene 2A uguale A quadro più B quadro, e quella di sotto la possiamo dividere per B, e quindi viene 2A uguale, qua era meno A quadro più B quadro, ok? Quando ho diviso per A, vabbè, comunque il resto non cambiava, era giusto. Quindi qua era sempre meno A quadro più B quadro, e sotto dividendo per B viene 2A uguale meno A quadro. Allora, innanzitutto scopriamo che queste due equazioni sono uguali, quindi una delle due la posso cancellare. Allora, portando tutto al primo membro, possiamo scrivere A quadro più 2A più B uguale A quadro più B quadro più B quadro più 2A uguale a 0. Ma questo lo posso anche scrivere come A meno 1 A più 1 al quadrato più B quadro uguale 1. Quindi se andate a sviluppare A più 1 al quadrato fa A quadro più 2A più 1. Quindi l'unica cosa che cambia è che qua c'è un 1 in più, metto un 1 in più a destra. Che vuol dire? Vuol dire che cosa mi rappresenta questo? Questo nel piano di Gauss mi rappresenta una circonferenza. Quale circonferenza? Quella di centro meno 1, 0, e di raggio 1. Questa circonferenza qua, che passa precisamente per i punti sull'asse ascisse per i punti 0 e meno 2. Quindi quelle due che avevo trovato prima non erano altre che soluzioni particolari di questo qua. E come sono fatti i punti che stanno su questa circonferenza? Sono fatti così. Se questo angolo lo chiamate alfa, z è meno 1 più coseno di alfa più i seno di alfa. Questo è coseno alfa, però da meno 1 più coseno alfa, la parte reale. La parte immaginaria è seno di alfa, e la devo moltiplicare per il coefficiente, lo devo moltiplicare per il. Questa è la soluzione. Alfa lo potete prendere compreso tra 0 e 2 pi greco. Queste sono tutte le soluzioni. Quelle di prima possiamo anche evitarle, perché evitare di scrivere, perché sono contenuto qua dentro. Ovviamente quando ci metto 0 viene meno 1 più 1 che fa 0, seno di alfa fa 0, quindi viene 0. Quando ci metto alfa uguale a pi greco, qua viene meno 2 più 0 che fa meno 2. Però ci stanno tutte quelle altre, è una circonferenza in realtà, l'insieme della soluzione di questa equazione è una circonferenza. Cioè, ma come mai viene un insieme così strano, viene un insieme, vengono infinite soluzioni ma non viene una retta? È perché questa mica è un'equazione algebrica. Qua ci stanno i moduli. Chiaro? Oh, adesso però vi voglio far vedere come lo stesso esercizio. Allora, perché vi ho svolto l'esercizio così? Perché adesso andiamo a svolgere in un altro modo molto più rapido. Solo che quando io lo svolgo in questo modo più rapido, lo studente dice, vabbè, questo non mi verrà mai in mente. No,
io ti ho fatto vedere che anche se lo fai col sistema, certo, ci arrivi. Basta che sai leggere quello che scrivi. Basta che tu sappia leggere quello che scrivi. Adesso facciamo lo stesso esercizio in un altro modo. Allora, per risolvere l'esercizio in un modo alternativo, lasciamo la soluzione là perché tanto moltiplichiamo ambo i membri dell'equazione per z coniugato, quindi abbiamo z coniugato per modulo di z quadro più z quadro uguale meno modulo di z quadro per z coniugato. Ci siamo? Ovviamente moltiplicando tutti i membri di un'equazione noi possiamo introdurre una soluzione spuria. Quando? Quando moltiplichiamo per 0. Introdurre soluzioni spurie sì, non è una cosa bella, però in questo caso eventualmente introduciamo solo la soluzione spuria 0, ma in realtà la soluzione 0 potete vedere subito, da subito, che 0 più 0 uguale a 0, quindi già ci sta. Quindi non abbiamo introdotto nessuna soluzione spuria perché 0 era già soluzione. Quello che invece ci interessa è andare a fare la moltiplicazione. La moltiplicazione quanto fa? Allora, modulo di z quadro per z lo lascio stare. Per z coniugato. Adesso mi interessa questa moltiplicazione qua. Perché? Questa qua è modulo di z quadro per z. Perché? Queste sono z per z per z coniugato. Se invece di moltiplicare z per z per z coniugato moltiplico prima z per z coniugato, quanto fa? Fa modulo di z quadro. Quindi questo qua è il modulo di z quadro per z. Il tutto è uguale a meno modulo di z alla quarta. Ok? Adesso, come potete notare, abbiamo due possibilità: o modulo di z uguale a 0, questo vuol dire che z uguale a 0 che è soluzione, oppure modulo di z è diverso da 0. Se il modulo di z è diverso da 0, io posso qua dividere per modulo di z quadro, anche modulo z quadro è diverso da 0, quindi mi rimane l'equazione z più z coniugato uguale meno modulo di z quadro, che è l'equazione la stessa di prima, perché questo è a più ib, questo è a meno ib, quindi qua mi viene 2a, dall'altra parte mi viene meno a quadro meno b quadro. Portando tutto al primo membro viene a quadro più b quadro più 2a uguale a 0. E allora qua si capisce molto meglio che questa equazione c'ha solo l'equazione sulla parte reale, perché la parte immaginaria qua fa 0 e qua fa 0. Quindi questa equazione non mi dà un sistema, mi dà una sola equazione, e quindi mi darà un insieme con infinite soluzioni. E l'insieme è poi, te lo so dire, da qui in poi è uguale. Però se andate a vedere, questa procedura è parecchio più corta, no? Non abbiamo potuto fare tutti i casi e tutte le interpretazioni. L'interpretazione finale però bisogna fare lo stesso, perché bisogna capire che questa equazione qui su C non mi dà un punto, due punti, tre punti, ma mi dà una circonferenza. Quindi questo esercizio era un pochino più difficile. Tipicamente lo fanno, insomma, se lo do all'inizio lo fanno due o tre persone, se lo do dopo un po' non lo fa quasi nessuno. Ok, quindi questo è il secondo esercizio, questo è quindi anche un esercizio tratto dal compito, da un compito.
Andiamo a fare il terzo. Vediamo quanto tempo abbiamo. Se ci abbiamo 20 minuti, se ce l'abbiamo 23. Forse ce la facciamo a farli tre. Allora, andiamo a fare il terzo. Qui abbiamo z quadro uguale i per modulo di z meno 1. Allora, tu che cosa sai? Sai, allora, questo tipo di esercizio qua si può fare in forma algebrica, ma diventa ancora più complicato di prima. Cioè, basta sempre saper leggere quello che uno scrive, però è una complicazione inutile. Perché? Questo esercizio qua è molto più facile di quello che pensiamo. Perché tu cosa sai? Sai che z quadro dove sta? Su quale parte del piano complesso sta? I, questo modulo come può essere? È un numero non negativo, eh? Tra l'altro sai benissimo che se ci metti 1 qua viene 0, qua viene 1 e non va bene, quindi questo è strettamente positivo, quindi tu sai che siamo su questa semiretta qua, ok? Anche se ci metto 0 non va bene. Ok, allora che significa? Significa che z quadro è uguale a lambda i. Lasciamo stare che lambda dipenda da z, però adesso noi lambda è una cosa, ma se z quadro è lambda i, z dove sta? È uguale a mu per 1 più i. Perché? Lambda i, vi ricordate? 90 gradi. Quando faccio la radice quadrata, il modulo verrà la radice di lambda, ma l'argomento verrà o 45 gradi o 45 gradi più pi greco. E siamo sempre su questa retta qua. Questa retta qua, chi ci sta su questa retta? Il punto 1 più i. Quindi noi sappiamo che z è della forma mu per 1 più i. Quindi la direzione di z la sappiamo. O sta di qua o sta di là. Però sta su un punto di questa retta in ogni caso. Quindi, sapendo questo, noi cosa possiamo fare? Possiamo mu, naturalmente, che cos'è? È un parametro, è un numero reale. Quindi io cosa posso fare? Se deve stare là, io posso imporre che z sia della forma 1 più mu i, mi calcolo z meno 1 modulo che fa mu, che fa valore assoluto di mu in realtà, perché quando ci tolgo 1 rimane mu i, quando faccio valore assoluto viene valore assoluto di mu, perché il valore assoluto del prodotto è il prodotto del valore assoluto, diciamo il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli, il modulo di i fa 1, il modulo di mu è il valore assoluto di mu perché mu è reale, e poi mi devo calcolare z quadro. Chi è z quadro? È 1 meno mu quadro più 2 mu i. Quindi adesso vado a scrivere 1 meno mu quadro più 2 mu i, questo deve essere uguale a valore assoluto di mu per i. Adesso vado a fare il mio sistema. Perché?
Allora, innanzitutto questo deve fare 0. Che qua c'è solo il numero immaginario e qua c'è solo il numero immaginario. Quindi la prima cosa che ottengo è 1 meno mu quadro uguale a 0. Che mi dice mu deve fare più o meno 1. L'altra invece mi dice che 2 mu i, quindi 2 mu i, 2 mu deve essere uguale al valore assoluto di mu. Ma se io prendo più o meno 1, lo metto qua dentro, vedo che non ci sono soluzioni. Quindi non ci sta una soluzione. Questa è la soluzione, non c'è. Perché se ci metto 1 qua viene 2 uguale 1, se ci metto meno 1 viene meno 2 uguale 1. E qui, questa qui, soluzione, ok? Non tutte le equazioni sui numeri complessi devono avere per forza soluzione. Andiamo a fare la quarta. Andiamo a fare il quarto esercizio. Modulo di z quadro per z più i deve fare 27. Allora, 27 z più i, allora z uguale a 0 non è soluzione. Quindi posso scrivere z diverso da 0, perché se ci metto 0, modulo z fa 0, poi viene 0 uguale 27. Allora divido per modulo z quadro, quindi ottengo z più i uguale 27 su modulo di z quadro e ottengo z uguale 27 su modulo di z quadro meno i. Adesso andiamo a calcolare il modulo di z quadro. Per quale motivo? Se io conoscessi il modulo di z quadro, lo scrivo qua, faccio la divisione, ci tolgo io, ho calcolato 0. Come si calcola il modulo di z quadro? Modulo di z quadro, vedete che questo è a più ib, questo è il numero reale e questo è il numero immaginario, quindi è uguale a 27 al quadrato, cioè 729 fratto modulo di z alla quarta più 1, quindi si fa la quadro più b uguale, b uguale a meno 1 fa più 1. Allora questa chi è? Questa è un'equazione del tipo modulo di z alla 6 dimoltiplicato per modulo di z alla 4 uguale 729 più modulo di z alla quarta. Quindi posso portare tutto al primo membro e scrivere. Allora, pongo modulo di z quadro uguale t, questo diventa t cubo meno t quadro meno 729 uguale a 0. Allora, a me interessa sapere quante soluzioni positive ci sono. Allora, in 0 le soluzioni negative di questa equazione non mi interessano, mi interessano le soluzioni solo reali e solo quelle positive, ok? Allora diciamo che
in 0 questo polinomio qua, che è un polinomio di terzo grado, è negativo perché vale meno 729. In 1 vale ancora meno 729. Ok? Da 1 in poi questo polinomio è, per qualche motivo che poi vedremo quando faremo le cose, le analisi più avanzate, è crescente. Ok? Ok. In realtà anche da un po' prima, no? Perché questo ci avrà un minimo qua e poi crescendo. Allora, crescendo, se a un certo punto diventa positivo, posso dire che sicuramente ci sta una soluzione. E quante soluzioni ci saranno maggiori di 0? Ce ne sarà esattamente una, perché se ce ne fossero due, vedremo, il polinomio non dovrebbe sempre crescere, dovrebbe poi anche decrescere. Ok? Questo lo impareremo più in là, quindi questo esercizio non si può fare completamente con solo le cose che sappiamo oggi. Tuttavia, per esempio, se io prendo, questo lo chiamo P di T, se prendo P di 10, P di 10 quanto fa? Fa 1000 meno 100 meno 729, fa 171, è maggiore di 0. Facciamo P di 9. 9 al cubo fa 729, questo fa meno 81, che è minore di 0. Quindi la soluzione di 0 sarà compresa tra 9 e 10, e ce n'è una sola. Quando arrivo a stabilire questo dal punto di vista dell'analisi, io ho finito. Perché ho finito? Dico, questa qua la chiamo T0, so che esiste, so che è unica e so che sta là. Se la voglio determinare ulteriormente, voglio determinare ulteriori cifre, per esempio col metodo di bisezione la voglio approssimare meglio, vado a vedere 9,5. Se a 9,5 il polinomio è positivo, sta tra 9 e 9,5. Poi vado a vedere 9,25 per vedere se sta tra 9,25 e 9,5, tra 9 e 9,25, e così. Questo è un metodo molto semplice, ce ne sono di milioni, ma... Allora, cosa posso dire? Che la mia soluzione chi è z uguale 27 su t0 meno i. Ed è questo, l'unica. Chi è t0? Quel numero là. Se te lo vuoi calcolare in maniera approssimata, sarà uno può dire, ma questa è un'equazione di terzo grado, ci sta la formula, t0 te lo puoi scrivere con la formula. Va bene, ma quando lo andrai a calcolare sulla calcolatrice dovrai sempre scrivere in maniera approssimata. Siccome noi la formula di Cardano, per quanto la vedremo, ma non è programma di analisi 1, a noi non ci interessa sapere quello, ci interessa sapere che noi sappiamo che questo polinomio si annulla un'unica volta per t maggiore di 0 per un valore di 0 compreso tra 9 e 10. Ok? Questo è quello che dovete scrivere a posto. Quindi, in corrispondenza di questo valore t0, la soluzione dell'esercizio è z uguale 27 su t0. Basta. Questo è tutto quello che mi serve per poter approssimare la mia soluzione. Se voglio approssimare la mia soluzione, voglio tre cifre decimali, mi faccio un po' di calcoli approssimativi e vado a vedere di determinare 3, 4 cifre decimali. Ok. Addirittura ci sono avanzati 9 minuti. Allora, in 9 minuti non riusciamo a fare probabilmente la formula di Cardano, né abbiamo intenzione di farla nei dettagli, perché prima di tutto si chiama di Cardano ma non è di Cardano. Allora, Girolamo o Hieronymus Cardano è la seconda, se lo vogliamo dire in italiano o in latino, Girolamo e Geronimo lo stesso.
era un non solo matematico del 500. È rimasto famoso per due cose che in realtà non sono attribuibili direttamente a lui. È rimasto famoso per la formula dell'equazione di terzo grado e per il giunto cardanico. Ora pare che il giunto cardanico l'avesse visto in una processione. C'erano, allora si usava portare, il vescovo era anziano, si portava con una portantina, ma le strade non erano regolari, per cui questo vescovo, che magari era una persona di 70 anni di allora, e non c'erano grossi ammortizzatori, quindi pigliava tutte le botte lo stesso. E allora che cosa avevano fatto? Avevano inventato questo giunto cardanico che consentiva alla portantina di rimanere, sebbene si spostassero quelli che la portavano, più o meno fungeva da una specie di ammortizzatore, perché si muoveva in maniera tale da lasciare la posizione. Però Cardano ebbe il merito di farsi dare i disegni, insomma farsi dare il pezzo, se lo disegnò, se lo copiò. Questo era probabilmente opera di artigiani bresciani, che all'epoca stavano da quelle parti, però qua bisogna andare a vedere da chi l'avevano preso, non si sa. Per quanto riguarda invece l'equazione di terzo grado, in alcuni casi particolari era stata risolta da Scipione del Ferro, e poi la soluzione più generale era stata sviluppata da Niccolò Tartaglia. Ora Cardano se la fece rivelare da Tartaglia, questo è un pezzo di matematica, storia della matematica molto noto, sotto promessa che non l'avrebbe rivelata, e Tartaglia gliela rivelò. Però poi questo seppe, Cardano seppe che in alcuni, insomma, prima era dovuta a Del Ferro, allora si ritenne libero dal giuramento e la rivelò. Ovviamente Tartaglia non la prese bene. Non vi sto a fare tutta la storia perché è lunga, andiamo soltanto a vedere un passaggio. L'equazione generale di terzo grado come è fatta? È z cubo più az qua più bz più c uguale a 0. Allora, il primo passaggio è che io voglio eliminare il pezzo di secondo grado. Si può fare? Certo che si può fare, però devo fare z più 3, vediamo un po', allora facciamo così, più 3 su a al cubo. Allora, quanto fa questo cubo? Fa il cubo del primo termine più z più a terzi più a terzi. Poi devo fare tre volte il quadrato del primo termine per il secondo termine più tre volte z per a quattro noni più a cubo su 27. E qua ci manca la z. Ah no, cioè, ci sono. Z, l'ho scritta qui. Ok, allora io quindi cosa posso fare? Posso riscrivere la mia equazione come z più a terzi al cubo, poi qua mi ritrovo più bz più c, e poi ci devo togliere tutto quello. Questo è z4a, quindi ci sta. Poi ci devo togliere questi pezzi qua, quindi ci devo togliere meno z a 4 terzi meno a cubo su 27. Ok? Tutto quanto uguale a 0. Però io posso anche scrivere così: z più a terzi al cubo più
qua invece di mettere z ci devo mettere z più a terzi. Allora, quanto ci devo mettere? Allora, qua ci metto b, ci devo mettere b meno a quattro terzi. Ok? Perché bz meno 4 terzi z ce le ho qua e qua e stanno qua, quando moltiplico per e poi ho altri pezzi. Quali sono questi altri pezzi? C meno a cubo su 27 e poi ci sono i pezzi che mi vengono da qui, diciamo che meno qua mi viene meno a cubo su 9, quindi più a cubo su 9 più b a terzi. Ho l'impressione di aver sbagliato qualcosa, ma non è importante. Allora, quello che mi interessa è se io questo lo chiamo v doppio, l'equazione adesso si scriverà come v doppio cubo più p v doppio più q uguale a 0, dove p e q sono dei nuovi numeri. Chiaro? Quindi come vedete il termine col grado 2 è sparito. Allora, questo si può sempre fare su qualunque equazione algebrica, potete sempre far sparire il termine di grado n-1, perché voi andate a scrivere il binomio di Newton che vedremo alla prima esercitazione che faremo. Abbiamo fatto il triangolo di Tartaglia, però mi sa che il binomio di Newton non lo abbiamo fatto. Comunque andate a scrivere una potenza opportuna e fate sparire il termine di grado n-1. Quindi l'equazione di terzo grado non ha senso essere studiata, che uno la studia in generale, si va a studiare direttamente questa, questa si chiama equazione ridotta. Ok? Quindi la prossima volta, quando abbiamo un po' di tempo, faremo vedere come si studia questa equazione ridotta e come la soluzione di questa equazione ci dà la formula risolutiva, che si chiama formula di Cartesio.